Ben trovati per la prima edizione del telegiornale. La Champions League, una semifinale ricca di sorprese mercoledì sera per il derby europeo Atletico Real Madrid. I ragazzi di Diego Simeone avevano gustato le possibilità del colpo grosso dopo aver recuperato due gol di svantaggio con le firme di Sauli, dodicesimo del primo tempo, e di Griezmann su rigore al sedicesimo. I tifosi della seconda squadra di Madrid avevano sperato nell'impresa, ma a 3 minuti dal termine del primo tempo, su un delizioso passaggio di Benzema che aveva superato tre avversari, lancio in direzione di Isco che insacca per il gol qualificazione dei Blancos. La finale della Champions League Juventus-Real Madrid si giocherà il 3 giugno a Cardiff in Scozia. Seconda giornata a Cirignola in provincia di Foggia del congresso europeo Cibus et Salus organizzato dalla scuola media Pavoncelli della cittadina Ovantina. Seconda giornata in cui si parlerà di spreco alimentare con Remi e Doris, ma l'attenzione sarà riservata a mezzogiorno per l'arrivo della chef stellata Cristina Wowermann, che è anche, lo ricordiamo, presidente nazionale degli ambasciatori del Gusto, che avrà un dialogo con i ragazzi appunto proprio su questo tema. La giornata conclusiva avrà il suo culmine nel pomeriggio con gli interventi del sottosegretario all'istruzione Donghio e del consigliere giuridico Lucrezia Stellacci. Adesso occupiamoci di alternanza scuola-lavoro dal locale al globale, e questo è il tema di un interessante evento che si svolgerà nel pomeriggio di giovedì presso l'Istituto Tecnico Economico Alighieri di Cerignola. Prevista la presenza degli esponenti di club UNESCO, associazione Oltre Pavele, Archeo Club di Trinitapoli, Agenzia di Promozione Sociale Nestor e il Movimento Cittadini di Ordona. Tra l'altro, per il comune parteciperanno gli assessori alla pubblica istruzione ed ambiente Petruzzelli e Marino. L'intento è quello di fare il punto della situazione per quanto riguarda l'alternanza scuola-lavoro, non soltanto per le città coinvolte, ma anche evidentemente per il futuro dei ragazzi. In chiusura a Foggia, il primo cittadino Dauno Landella minaccia la crisi. Dopo l'ultimo consiglio comunale in cui è stato approvato il bilancio, Landella ha messo in evidenza di non accettare dichiarazioni di chi è abituato a stare alla finestra e non ha mai portato una proposta concreta in consiglio comunale. Chiedo allora di assumersi le responsabilità, di fare le proposte e di verificare come stanno i conti al nostro comune. Landella, naturalmente, non esclude un eventuale rimpasto in giunta. Tutti devono sapere che non possono essere sempre io il capro espiatorio. Ed è tutto per quanto riguarda questa prima edizione del telegiornale. Grazie per essere stati con noi. Prossimo appuntamento, come sempre, alle 14. A più tardi.